Ben ritrovati amici avventurieri ed eccoci qua di nuovo insieme, io sono Millo e benvenuti nel mio secondo canale Millo Cloud Gaming, per l'appunto dedicato al gioco in streaming. È giunto il momento di provare Starfield. Grazie all'integrazione di GeForce Now con il Game Pass di Microsoft possiamo provare e testare Starfield. Siamo proprio all'inizio del gioco, ma prima di partire andiamo a vedere le opzioni grafiche, chiaramente. Vi ricordo che io sto giocando con... da qua non si possono vedere, eh? Umam. E allora ve le dico io. Gioco a video, ci stanno? Ok, eccole qua. Praticamente più di tanto io non posso andare, ragazzi. Praticamente a ultra... C'è qui personalizzata, ma no, niente, siamo praticamente al massimo di tutto. Quindi vediamo un po', ripeto, sono con GeForce Now Ultimate, quindi stiamo sfruttando la tecnologia di una 4080. Vediamo un po' che cosa ci offre Starfield, eh? Giochiamo un pochino, facciamoci questa parte iniziale. Anche se siamo in una caverna, ma già guardate qui che meraviglia, eh? Wow. Wow. Fantastico. Scusate, guardate un po' a terra, ma guardate pure le tute, i materiali. Ciao, Chicco. Vuoi parlare con me? Think we'll be done here soon. Now I hear this is the last dig. Mm-hmm. No, ci aspettano tanto. Look at this one over here. Calvert! No! Ah, no! It's a laser, not a sledgehammer! Sei arrabbiato. What do we say, Dusty? You make your cut, you get your cut. No exceptions. Come on, pick it up. Troy, what's the yield? Minimal at this point. Occasional glimmer, but it's... Mazza, quanto sei pesante. Su, momide, lasciali in pace. Falli riposare, sti poracci. Che dobbiamo andare all'aperto e dobbiamo vedere il mondo all'aperto noi. Yes, ma'am. Wow, ragazzi, mamma mia. Giocare così è uno spettacolo. Grab a cutter and mine what you can. Okay. The deposits are in that cavern. I'll shout out when I need you. Prendi il recisore, ok. Voilà. Premi RT per sparare. A chi, poracci? Perché devo sparare? I'm busy. Is there anyone else to bother? How they sucker you to join? Fall for the fancy pamphlets? Ok. Devo fare il minatore. Posso passare senza che mi spari col laser? Se si viene premuto anche LT si frantumano più in fretta. Come on, it's time. It's time. Ok. Seguiamo la supervisora. 1. E chi si muove? Io non faccio niente. C'ho paura. Let's go. Let's go. Ella,
the readings? Yeah, about that. Problem? Not if you consider a spike in gravity readings a problem. I don't. You don't? Mi piace comunque che sta valendo gli interni, guardate che spettacolo. Wow. Qui secondo me ci vuole... Ah, non la possiamo mettere. E vabbè, niente, niente modalità foto ora. Qui dentro non si può mettere, peccato, questa sarebbe stata una bella foto. Tieni premuto LB per accendere o spegnere la torcia. In teoria si può anche cadere. Wow, pensavo ci fosse un baratro immenso, ma... Ok, andiamo. Vado da solo? Just keep going! Sì, qualcosa che... non lo so. Prendi. Oh, oh. Oh, wow. Hello. Hey, come on. Come on. Okay, take it okay, easy. Okay, take it easy. You're out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Ok, ah, adesso abbiamo il personaggio. Ok, creiamo il nostro sacchiotto. Allora, come si fa a cambiare sesso però? Ah, ok, così. Registro personale che sarebbe? Ah, questi sono già predefiniti. Adoravo quei capelli. Vabbè, ma se vogliamo farcelo noi... senza perderci troppo tempo, ma anche questo voglio dire, possiamo vedere la grafica, no? Voglio dire, non lo so, partiamo da uno, boh, corpo, ok. C'era uno che mi era piaciuto. Vabbè, prendiamone uno. Allora, corpo. Tipo di corpo. Ok, maschio o femmina. Tirandatura. Ma tanto siamo in prima persona. Allora così possiamo metterlo tipo una via di mezzo, così. Così, adoro! Ok. Adesso la barba, datemi la forma della testa. Ok, i capelli non mi piacciono. Si può allontanare? Ok. Barba lunga, ovviamente, lo sapete già, no? Il capello corto c'è? Che capettinatura strana gli dovevo mettere. Oh, signore. Ce ne sono tanti, 45. Noi da dove eravamo partiti? Lasciamo questo così, che mi piace. Peli facciali.
peli facciali. Adoro. Adoro. Così o così? Siamo in barba, così? Pure così è caruccio, la barba. Sono indeciso se metterli così o così, però sti capelli... Ma sì, va, mettiamoli così, alternativa. Oh mio Dio, adoro, biondissima proprio. Questo è un colore fantastico, ma pure questo è stupendo, superbo. Qui invece stanno quelli classici, bellissimi pure, guardate questo, che meraviglia. Bello, bello. Allora, facciamo una cosa, senza dilungarci troppo, questo pure mi piace. Bene, allora scelgo il rosso, scelgo il rosso. Occhi. Mi piacevano questi qua. Sì, questi qua. Il colore degli occhi, i miei. Quest'anno. Eccoli qua, più o meno. Sono tendenti al verde, però. Vabbè, questi più o meno. Eccoli qua. Ok, allora. Così lo possiamo scurire, così lo possiamo fare invece più chiaro. Ok, questo qua direi che mi piace. Fantastico, j'adore. Background. Che background siamo? Geologia, persuasione, medicina. No, butta fuori, abbiamo fatto. Facciamo butta fuori, facciamo. O vogliamo tipo fare, che ne so, una canaglia spaziale, cacciatore di taglie. Pilotaggio, controllo puntamento, addestramento, cacciatore di bestie, pure mi piace. Gangster, esploramondi non è male, industrialista, medico da campo. Medico da campo non mi dispiace. Facciamo medico, facciamo medico, ce la faccia da medico. Ce la faccia da medico con i baffetti così, dai. Ok. Tratti, aguzzino, DNA alieno. Vabbè, ce ne sono troppi a volerli leggere. Poi ve li leggete voi, perché noi dobbiamo vedere come gira su GeForce Now. GeForce Now, ma poi come vedete, ci si perde sempre. Che meravigliosa questa cosa. Casa da sogno, possibile una casa lussuosa. Vabbè, niente. Cose da figli. I tuoi genitori sono vivi e vegeti, puoi andare a trovarli quando vuoi. Ma ogni settimana invierai loro automaticamente il 2% dei crediti. Però. Spaziale. Il tuo corpo si è abituato allo spazio. Salute e ossigeno aumentano quando sei tra le stelle, ma diminuiscono sulla superficie. Non si può combinare con terraferma. Terraferma sarebbe il contrario, praticamente. Ma non lo so. Ma si può mettere? Non mettere? No, per forza dobbiamo mettere. 3. Opzionale. Non mettiamo manco uno. Che dite? Tieni accesso a una speciale baule. Si saluta nel nuovo Atlantide, ma perdi accesso al baule della cassa degli illuminati. Di conseguenza parte un quantitativo di salute e ossigeno più alto, ma gli oggetti curativi e il cibo sono meno efficaci. Ecco, questo è ottimo. Questo è ottimo. Mettiamo solo questo. Lui. Va bene. Nome. Nome. Millo. Perfetto. Conferma. Kind of ironic, okay. Scusate ragazzi. Lo continuerò sicuramente. Oddio, la faccia di questa non è proprio fatta benissimo, anche se arriccia un po' la fronte, si vede un po', no? C'era questa luce, una musica. Well, you passed out, that's for sure. Everything else. Non ho nulla a che vedere con le espressioni facciali di Alan Wake 2. Pazienza, siamo su un altro livello. All this trouble for that stupid thing? Sure don't look like much. Anche se non è male, voglio dire, il parlato, vedete, il doppiaggio. Speak of the devil.
Premi per passare la modalità in prima e in terza persona. Ah, se lo vogliamo vedere, vedete? Non è granché in terza persona, posso dire. Quindi abbiamo questa visuale alla Dead Space, che non mi dispiace. Wait, the Explorers group? I thought they were kind of a joke. Not a joke. You're just too young to know better. Voglio uscire fuori, ragazzi, dobbiamo vedere il mondo di fuori, così. I bet half the crew here doesn't even believe they really exist. Half the crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Ma qui la fisica non è malvagia, vedete? Yeah, but come on. Exploring space? Who does that anymore? Ain't the space? Io esploro, io. Not to them, apparently. Perché si girano quando li vuoi vedere in faccia? All right, Dusty. Airlock. Come Dusty? Ok, indossa un casco. Allora, inventario. Ok. Casco. Ok. Ma si può poi nascondere? Se no è brutto. Dai. Oh. Wow. È bellissimo. Wow. Wow. Incontra il cliente. Aspettate però. Prendiamo la pistola. La cura. Possiamo mettere la pistola? Vabbè. Vediamo se c'è dell'altro, se possiamo raccogliere. Ok, vabbè, niente. Parliamo con lui. Ah, si riferiscono al cristallo che abbiamo toccato, eh? Chissà che in guaio ci siamo cacciati ora. Un viaggetto niente male, sta bene, non c'è niente di cui discutere. E tu come fai a saperlo? Forse l'ha toccato pure lui. Disappointing, not gonna lie, but reveling in the weird of space isn't everyone's idea of a good time. I get it. Look, just hand over the credits and I'll be happy to never see this thing or you ever again. That's why I like you, Lynn. All Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I'd lost them. Barrett? Uh-oh. Nemici, suppongo. Prendo la pistola? Oddio. Cos'è? Allora, mettiamo la pistola, va. Ok. Take him!
Levati. Ma che sta a sparare con la pistola aria compressa? Mazza, si figlio. Dov'è? Ok. Oh madonna. Dai, 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 dai. Ma queste si possono raccogliere? Sì. E che arma ci ha dato? Che arma ci ha dato? Maelstrom, proviamola, proviamola. Ah, c'erano tanti colpi, noto. E va bene. Allora, prendiamo questa, va. Questa l'ha ricaricata, eh. Vai, 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 vai. Ok. Sono finiti? Abbiamo una mira orribile, posso dire? Tant'è che dovete vedere il mio shorts, voglio dire. Ottimo lavoro. Yes. Sì, abbiamo visto le visioni, è vero. Ok. Se lì possono dirmi cos'è questo manufatto, ci sto. Se intendi portarmi via da questa maledetta luna, ci sto. Ehi, aspetta, non ho chiesto niente di tutto questo. Ma cos'è Constellation? Ma sì. Oh no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? All right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Oh. Soon as he touched that rock, something changed. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Okay. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Grazie di tutto, just Lynn. Before I say something I regret. Well, none of that's settled. Vasco! Get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo. Again. Ah, lui ora viene con noi, bene. Take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Ah, l'orologio che è uscito anche con la Collector Edition, no? Fantastico. Hey, look at that. The watch fits you perfectly. Now. Ma no. Cos'è quella cosa che abbiamo estratto? That, my friend, is the million credit question. Constellation can find the answer. Ah, questa deve andare a questa Constellation, in poche parole. Va bene. Perché vuoi che vada io in tu? You really not at all curious about that light and music show you experienced? Why it only affected you? Because if you didn't notice, we've all been handling it since with no problem. The way I see it, Constellation needs that artifact, but they also need you. Okay. This mystery is only getting bigger each step we take. Okay. And you're part of it now. Okay. Quindi, perché ti stanno inseguendo, infatti? Like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Okay. Quindi mi stai dando la tua nave? Ah, bene, va bene. Ok, un prestito. Va bene. Ok. E tu chi sai cos'è Constellation? While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown.
mm-hmm. charting the vastness of space. Okay. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. Okay, ci possiamo andare. Don't let him ecco, è uscita l'interfaccia. Beh, adesso ci andiamo a vedere anche lo spazio, perché dobbiamo vedere tutto. Bellissimo, guardate qui. Che è stata poi l'immagine di copertina, eh? Ma l'avete sicuramente già notata. Ok. Quindi andiamo sul ponte, andiamo a bordo. Captain, I assume you know how to fly a Class A starship, as Barrett likes to say. It's okay. As learning to ride a bike. I will okay. attempt to boost the shields, just in case there are any difficulties. Shields ready. The rest. Tieni premuto Y per decollare. Vai, adesso ci vediamo anche lo spazio. Mamma mia, che grafica, ragazzi. Non ha fatto uno scatto finora. Sto adorando. Questo GeForce Now è altamente proprio addictive, se si può dire. Cioè, proprio ti piglia di brutto. Guardate i riflessi sul vetro pure. Questo io quando l'ho giocato sull'Xbox mi sembra che non c'erano. Quando, insomma, ho visto questa parte, ragazzi. Cioè, che spettacolo. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Sì, già sappiamo come si fa questo, dai. Scegliamo, insomma, come cambiare gli scudi, i motori. Per esempio, possiamo togliere gli scudi ora, dare ai motori, tutti i motori, aumentiamo di velocità, vedete? I laser, i blaster, eccetera, eccetera. Però non abbiamo scudi. Ok, scudo disattivato, ce lo dice. L'indicatore al centro, cioè? Allora, LS per incrementare la velocità. Voilà. Let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Ok, vabbè, sì, sì, sappiamo queste cose. Lo scafo, no? Ok. Oh, guardate che spettacolo. Vabbè, ce ne possiamo andare da qui? Meno male, va. E ora che dobbiamo fare? Boom! Fantastico, ragazzi! L'ho visto, ma dove sono andati? Boh, me ne sono persi. Che non me li fa vedere sulla mappa? Eccoli. Two more Crimson Fleet ships. Ehi, che botta.
Devo combattere ancora contro queste? Oh, misericordia. Forza e coraggio, raga. Beh, ho le esplosioni spaziali, adoro. Dove stanno? Quante ne so? Tre? Queste ci faranno fuori alla grande. Ma dove sono? Ah, t'ho beccato e ti avevo tolto gli scudi. Boom. Ok, ora quest'altra. Ah, sono proprio... un pilota esagerato. Oh, oh, l'integrità dello scafo. Ok. Premi RS per riparare la nave. Questa consuma parti di nave. Ok, premiamo RS. Sto premendo RS. Consuma parti di nave. Ah, guarda, le sto ricaricando. Ok, e dove... quasi finito lo scudo, quasi tolto lo scudo. Adesso ti faccio fare, maledettissimo. Vieni qua. Non puoi competere contro Millo, il dominatore degli universi. Ma dov'è? Ma mi sta a fare il giretto? No, vabbè. Ma dove sta? Vabbè, scusate, che sta succedendo? È a 400 metri? Di nuovo a 400 metri, 500 metri, 7... Ma che sta succedendo? Dove sta? Ma non mi scappi mica. Oddio, ora di nuovo fa quel giochino. Eccoti, eccoti. Di grazia. Anticipated. At this rate, the odds of continual assault from their ships are high enough to jeopardize. Ora ho capito, guardate lì con... No, adesso sta andando. Stanno aumentando. Aumentano i metri. Come funziona? A recent scan indicates an abandoned facility on the nearby moon of... Ok. La Nearby Moon, faccia andare. Allora, premi per accedere al menu dati. Da qui puoi aprire la mappa stellare. Oh, abbiamo finito questo tutorial, ragazzi, infinito. La mappa stellare. Ok. Devo venire qui? No. Ok. Imposta punto di atterraggio. Dove? Missioni. Seleziona la missione tramite l'interfaccia, è possibile seguire... Ok, un piccolo passo. Raggiungi Crit. Ok. Imposta rotta. Imposta rotta per Crit, sì. Viaggia. Vai. Benissimo, ci siamo visti anche lo spazio, un po' di combattimenti spaziali, adoro. E tutto ha funzionato perfettamente. A questo punto, ragazzi... Ok, quindi che faccio? Mappa stellare?
La visione della mappa stellare ti permette di ottenere informazioni. Ruota in pianeta finché non la trovi. Dicono al laboratorio di Crit, dopodiché a terra. Ok. Atterrare, laboratorio di Crit. Ok, a terra. Adoro. Adoro, adoro, adoro. Fantastico. Poi io sono innamorato dei giochi spaziali, quindi per me proprio 10 e lode, 10 e lode. Il Deep Space mi ha sempre affascinato. Va bene, allora usciamo e salviamo la partita. Ha fatto l'autosalvataggio, quindi direi che la nostra sessione su Starfield si può fermare qui. E niente, cioè funziona perfettamente, cioè promosso a pieni voti, bello, piacevole, luminoso, grafica fluida, non ho avuto rallentamenti, niente, quindi assolutamente sì, GeForce Now si sta dimostrando davvero la piattaforma di streaming e di cloud gaming più potente che ci sia al momento, ovviamente, anche perché a momenti è l'unica. No, c'è anche Boosteroid che è molto valida, ovviamente c'è Xbox Cloud Gaming, ma vedrete Dead Space che ho provato, se non l'avete già visto andatelo a vedere perché il video sarà sicuramente già uscito. E Boosteroid ce l'abbiamo detto, e adesso non so, dobbiamo vedere anche il cloud gaming della PlayStation 5, staremo a vedere e faremo poi anche i vari paragoni eccetera eccetera, insomma vedremo quello che ci piace di più. Ma intanto seguite i video, farò anche delle serie, ho iniziato la live con The Witcher 3 sempre con GeForce Now Ultimate, mamma mia ragazzi, uno spettacolo per gli occhi, anche se è un gioco insomma un po' più vecchio, no? Quindi veramente tanta roba. Niente, io mi fermo qui, vi invito sempre a lasciare un like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, così mi aiutate a crescere, e se vi interessa tutto il content, accendete la campanella, così vi arriveranno le stramaledettissime notifiche e non vi perderete nulla, ok? Grazie di cuore, mi fermo qui, ci vediamo nei prossimi video, ciao!